Dopo Round Ice, Round Black di Super Flavor in collaborazione con Danielino 77. You're my drug. Know that I'm addicted. Lights are on. The games you play are wicked. And you say, I'll steal your heart, but you take it from the day, I knew you, and now I'm singing. Bentornati signori sul canale del Tenente, andiamoci subito a vedere cosa dice la casa produttrice a proposito di questi liquid. Round Black, Easy Air, tabacco Kentucky, bacca di vaniglia, sciroppo d'acero e zucchero di canna per un gusto unico. Due parole veramente veloci sul packaging, è veramente veramente bello, si intona perfettamente con il gusto dei liquid, queste foglie di tabacco sullo sfondo, il solito logo rotondo, hashtag di 77 Round Black, sotto Super Flavor, tutto in colorazione rame, bronzo, diciamo. Il formato è un 20 ml, un mix and vape, i 20 ml sono aroma concentrato in full PG, naturalmente noi andremo ad aggiungere i nostri 30 ml di full VG, e eventualmente la nostra basetta nicotizzata per arrivare a un totale di 60 ml. Un'occhiata veloce alla colorazione, è veramente su toni marroni molto carichi, molto intensi, e anche all'agitazione, insomma, si può notare, si può apprezzare molto materiale che si alza e tanto ossigeno che viene intrappolato in delle micro bollicine. Quindi la sensazione, cioè l'aspetto, è veramente quello di un tabaccoso organico a tutti gli effetti, fatta eccezione per le altre componenti, insomma, un po' più chimiche, se si sta parlando di zucchero di canna e lo sciroppo d'acero che vengono replicati chimicamente. Per quanto riguarda il Kentucky e la bacca di vaniglia, sono due componenti organici. Qua spiegata un attimo l'intensità cromatica e anche il comportamento dei liquidi all'agitazione, che è proprio quello classico di un tabaccoso organico. Andiamo subito ad aprire il nostro boccino, a dare due dorate. Buono, buono, particolare. Arriva un sacco, una sensazione legnosa e allo stesso tempo dolce. Senza meno la componente legnosa è riconducibile del tutto al Kentucky, da una parte. Non so se sarà un Kentucky Fair Cured, non lo so, però buono, e allo sciroppo d'acero sicuramente. Arriva anche molto il dolce, è una sensazione tipo miele e legno insieme. Sì, miele, sì, va bene, sciroppo, c'è cioè lo zucchero di canna e la vaniglia, senza meno, che ricordano questa sensazione qua. Arriva molto il dolce, mi sarei aspettato un qualcosa, un filo di più del tabacco all'odorato, ma così non è. Signore, non ci rimane altro che andare a fare refill e farci un piccolo vape test e quattro chiacchiere insieme. Per questo vape test ho trovato una piccola soluzione, ho sentito un po' di ogni, è meglio di qua, è meglio di là, è meglio di su, è meglio di giù. Allora, per non fare un torto a nessuno, ho preparato una SX Mini con una resistenza da 1.2 per fare il nostro vape test in mtl,
Una Geek Vape Aegis Mini con il Siren 2, una resistenza da 0,47 per fare il nostro vape test in flavor, e una ST Cream con meno 5 per fare il nostro vape test in cloud. Andiamoci a fare due svappati in flavor con la Aegis Mini e con il Siren 2. E cambia decisamente. Allora, in flavor rispetto all'MTL esce di più il tabacco, esce di più il tabacco, tutto il resto rimane un po' più indietro. Flavor una 0,47, la sto svappando a 20 watt, quindi cioè, si sente molto più il tabacco, molto meno la vaniglia, lo zucchero di canna. Andiamo a sentire un po' sul Melo 5. Sto svappando anche a wattaggi relativamente bassi, la coil è 0,17, sta iniziando a 30 watt. Qui è favola, qui viene lo zucchero. Qui viene molto lo sciroppo, la bacca di vaniglia, lo zucchero stanno sopra nettamente al tabacco. Sì, decisamente. Cambia, signori, cambia quasi tutto. Cioè, in cloud chasing il tabacco rimane veramente tanto indietro. Forse le temperature sono troppo alte per la componente organica, la vanno a deteriorare grandemente, quindi. Ecco qua che la resa aromatica della componente organica, magari sopra i 30 watt, 35 watt, si va naturalmente un po' a perdere. Benissimo, signori, tiriamo giù un po' le somme. Allora, il liquido è veramente un ottimo liquido, cioè dopo il round ice, veramente Danielino non si voleva smentire, anche non essendo proprio il suo campo, perché sentivo un attimo anche la sua recensione, diceva che con i tabacchi lui non è che ci va poi così tanto d'accordo. Però onestamente ha fatto un tabacco aromatizzato, farei anche un po' fatica a metterlo in questa nicchia qui, parlerei più di un cremoso aromatizzato tabacco a questo punto. Dipende un po' dal dispositivo sul quale lo andate a utilizzare ed ecco qui la ragione del mio vape test su tre dispositivi diversi. Ho voluto dare una rosa di valutazione veramente a tutto tondo. Sulle somme in MTL è un po' tutto confuso, cioè arriva veramente ben bilanciato e non c'è una preponderanza grande tra tabacco e componenti cremosi e dolci. In flavor già le cose cambiano, in flavor viene più fuori il tabacco, quindi si può veramente apprezzare il Kentucky che hanno inserito, cioè non è di elevatissima qualità la componente tabaccosa, però ci sta, cioè nel senso si va a sposare veramente molto bene con lo sciroppo d'acero, c'è una componente legnosa che si va veramente ad abbracciare bene con lo sciroppo d'acero, su questa base molto dolce. Per quanto riguarda invece il cloud chasing, signori, viene fuori tanto la parte cremosa, cioè la vaniglia e lo zucchero di canna che magari in MTL in flavor rimanevano un po' nascosti, soprattutto in flavor perché si sente molto tabacco, nel cloud chasing vengono molto fuori. Liquid è veramente buono, Danielino non si è voluto veramente smentire, ha fatto un ottimo lavoro secondo me. Questi dispositivi li consiglio in MTL in flavor per chi volesse un tabaccoso aromatizzato. Quando invece vado a consigliare il cloud, una soluzione su device cloud chasing, per chi magari ama di più un cremoso aromatizzato tabacco.
Signori, per questa puntata è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito ad iscrivervi al canale, ad azionare la campanella perché non vi avviserà ogni volta che esce un nuovo video. Come al solito, signori, a me non rimane che augurarvi buon vento, marinai! I'll steal your heart, I'll steal your heart.